In questo nuovo video della serie collezionistiche vi farò vedere, senza sfogliarli, alcuni albi che sono stati allegati a Topolino Libretto nel corso della sua storia. Sono dei gadget particolari che si uniscono ai classici gadget come le automobili dei personaggi oppure i recenti giochi di Topolino, a cui ogni tanto ho fatto degli unboxing. Questi albetti li ho classificati in diverse categorie, come andremo tra poco a vedere. In questo primo gruppo di albi troviamo un'unica storia a fumetti, salvo alcune eccezioni in cui sono presenti anche alcuni redazionali di approfondimento. Come vedete dai titoli, fondamentalmente l'approccio è molto simile a quello delle storie oggi presenti in Topolino Comics and Science. E il primo di questi che è finito nella mia collezione è Tutto Ambiente. Di questi, il più curioso però è Topolino 101, perché oltre alla storia riferita al famoso film La carica dei 101, sono presenti anche alcuni giochi. Alla sottoserie Un bosco per amico, però manca un albo. Questo che in realtà è costituito soltanto da testo con illustrazioni, nello specifico realizzate da Claudio Sciarrone. I tre albi di questo terzo gruppo sono costituiti da un mix di fumetti con redazionali, nello specifico delle strisce per sorridenti, delle autoconclusive per la sicurezza e delle vignette tratte da storie delle giovani marmotte con balloon modificati per quel che riguarda l'albo dedicato al terremoto. In quest'altro gruppo abbiamo invece degli albi che sono costituiti da testi con l'aggiunta di illustrazioni disneyane. Di questi, il più ricco di informazioni e quindi il più interessante è quello dedicato alla scherma. In quest'ultimo gruppo di albi troviamo Topobite, che possiamo considerare come l'antesignano di Mouse, visto che proprio come Mouse si occupava di temi legati alla rete o alla tecnologia digitale. In questo caso ho anche inserito il curiosario degli animali, che sarebbe stato bene anche nella categoria precedente, visto che si incentra proprio sugli animali. Però ho preferito alla fine inserirlo insieme a Topobite, visto che è stato sponsorizzato dalla Microsoft in occasione dell'uscita del suo videogioco Zoo Tycoon. Arriviamo infine a questi mini libricini, questo speciale risate boom, che è una raccolta di barzellette. E su queste non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti tutti!